ragazze e ciao ragazzi, nuovo video sui prodotti Lidl che sono andata un po' di tempo fa a Lidl e praticamente avevo fatto anche il video vlog al supermercato con mia sorella, avevo parlato dei prodotti del cibo, però non avevo parlato ancora dei cosmetici, che volevo fare un aggiornamento. Infatti voi mi chiedevate sempre, leggo sempre tutti i vostri commenti, un aggiornamento su questi prodotti, l'ho provati, l'ho riprovati, perché sapete che comunque a Lidl o Lidl, non lo so, comunque io mi sbaglio sempre, ma io non penso che si dica Lidl, cioè veramente è assurdo, per me è Lidl, cioè vabbè, comunque avete capito. I prodotti non hanno buon inci, sono accettabili, ma non hanno buon inci, non sono bio, non sono naturali, semplicemente sono prodotti che costano molto poco e molti sono accettabili e comunque sono buoni anche dal punto di vista dell'utilizzo. Ovviamente bisogna stare attenti se si hanno problemi di allergie, di pelle sensibile, se si tratta di una famiglia che vuole comprare un prodotto e risparmiare, vediamo un pochino di cosa possiamo prendere al volo per evitare le schifezze che ci sono e che troviamo spesso al supermercato e anche in profumeria. Questo è lo scopo un po' di questi video. E sapete che sono cambiate le formulazioni, quindi ecco perciò vi sto facendo, per fare un po' di chiarezza, perché spesso mi mettete le foto dei prodotti e mi dite va ancora bene, è cambiato, l'hanno aggiornato, ci hanno aggiunto questo ingrediente, quindi adesso risponderò a tutte le vostre domande ragazze. Primo su tutti è questo qua, allora, sto fantomatico famigerato prodotto che ormai non si trova più, infatti questo è vuoto, me lo conservo tipo, sapete, un soprammobile, da esposizione, reperto, tipo la Gioconda, una cosa antica, tipo un quadro. Questo tra un po' di tempo vale tanti soldi, tipo i vecchi quadri, le vecchie monete, vabbè, un reperto storico. Comunque ragazze, questo qua non lo fanno più, quindi mettetevi l'anima in pace, questo era ottimo e l'hanno tolto. E io vi avevo detto anche, se vi ricordate, che quel prodotto che io non avevo comprato, quel detergente intimo nuovo che avevano messo per sostituire quello, non andava bene, vi avevo detto. Però ragazze, ho trovato un'alternativa, finalmente ho trovato un'alternativa valida, ossia questo qua, quasi finito, comunque ne ho utilizzato più di uno, infatti vi dico subito che c'ho anche questo gel lavamani antibatterico, pulizia profonda e delicata delle vostre mani, così c'è scritto. Io ce n'ho due, perché uno ce l'ho sul lavandino, quindi per lavare viso e mani, e un altro l'ho utilizzato anche come detergente intimo, quindi per, insomma, per il gel intimo, ci siamo capiti. E mi sono trovata bene, ho fatto proprio da cavia in entrambi i casi, adesso non so, insomma, le altre persone, però io mi sono trovata bene. E come formulazione molto molto simile a quello vecchio che andava benissimo, che era ottimo, quindi mi sento assolutamente di promuoverlo, a differenza di quell'altro là che aveva dei peg, aveva ingredienti dannosi, ci avevano aggiunto tutte schifezze. Questo qua è molto simile, io penso che sia più questo il sostituto del vecchio detergente intimo, anche se comunque non è bellissimo e non è assolutamente come quello là, però comunque abbastanza accettabile, perché è comunque una formula ben bilanciata di tensioattivi che comunque non lo rendono aggressivo e quindi non ci sono ingredienti particolarmente dannosi. Per le mani è ottimo, ma pure per il viso, perché comunque ti pulisce bene, va bene, e quindi magari poi vedete voi per cosa utilizzarlo. Comunque se volete una cosa a volo così è buono, e magari lo potete utilizzare anche nelle varie ricettine che vi facevo, che usavate quello là, potete provare a usare questo. Comunque sono molto molto simili, anche se quello era il top, ma ormai scordando chill. Poi ragazzi, dal punto di vista degli shampoo, oddio, anche questi qua sono cambiati, infatti potete vedere già dal flacone che sono completamente diversi. Questo qua frutta e vitamine dovrebbe essere quello pesca e mango, infatti la profumazione è pressoché simile. Io penso che questi qua siano cambiati le etichette, però comunque il prodotto è molto molto simile anche come profumazione. Questo qua è quello là con aloe vera per capelli grassi, per lavaggi frequenti, e questo qua è per capelli normali, pesca e mango, che io adoro questa profumazione pesca e mango. E questo shampoo a me piace tanto. Questi qua sono shampoo che lavano bene, fanno molta schiuma, e li consiglio per le persone che stanno passando all'eco bio, che tipo hanno i capelli grassi, che trovano che i prodotti eco bio, alcuni shampoo eco bio, non ti lavano bene i capelli, non fanno schiuma, e quindi loro non vogliono andare in giro
giro con questo unto, con questi capelli sporchi, questi lavano bene, fanno una bella schiuma, quindi per un passaggio vanno bene, oppure se magari volete una cosa che costa poco a volo, magari non trovate quel prodotto vostro preferito naturale, una cosa a volo, questo qua non ha siliconi, non ha ingredienti dannosi e quindi sono abbastanza buoni. E un altro utilizzo che mi piace tantissimo, quando faccio un impacco molto nutriente sui capelli e voglio uno shampoo che mi lava bene, questi qua ti tolgono tutto l'impacco con una sola sciampata, quindi mi trovo bene in questo caso e ti vengono i capelli super voluminosi e lucidi, proprio molto molto puliti, quindi si può anche utilizzare una volta ogni tanto alternato a uno shampoo più naturale. Dal punto di vista dell'inci, il Polyquaternium 10, vi ricordo che è sintetico ma non è un silicone, quindi non è un ingrediente particolarmente dannoso, ci sono, c'è tipo un peg, però è un peg 7, quindi abbastanza basso, c'è qualcosa che non va, però tutto sommato è ben bilanciato e vi ripeto non ha ingredienti dannosi, quindi questi qua mi sento di promuoverli. Sempre considerando che il prezzo è completamente economico, perché ovviamente se costassero di più li boccerei, perché direi è un prodotto che costa di più, lo voglio perfetto, giustamente, quindi sempre per accontentarsi, anche questo bagno schiuma non è cambiato ed è molto molto accettabile, quindi come bagno schiuma questo qua continua ad essere accettabile, ha buona profumazione, questo Foam Bath Sweet Orange ha una profumazione molto molto dolce, c'ha anche questo qua un peg, sono molto simili dal punto di vista della formulazione, cioè è sintetica, non è naturale, però non ci sono ingredienti dannosi, quindi io poi sono soggetto allergico e mi trovo bene sulla pelle ad utilizzarlo. Poi ci sono questi qua che sono i bagnoschiuma, ragazze, questi qua colorati, vedete, sono praticamente tutti finiti e praticamente c'è questo qua giallo, verde a lime e questo qua orange. Questi sono tutti buoni e sono tutti simili, le formulazioni sono tutte simili, c'è questa base di Sless tamponato dalla betaina, quindi abbastanza bilanciato, ci sono anche dei coco glucosidi e c'è tipo un peg 7, non ci sono però ingredienti aggressivi o che rilasciano formaldeide, no, quindi cioè, stiamo proprio al limite. E per quello che costano, vi ripeto, se volete una cosa tipo per esempio faccio la doccia ogni giorno perché vado in palestra oppure vado in piscina e magari voglio una cosa così, non ho particolari problemi di pelle, ok, lo prendo, quindi quello è lo scopo. Poi c'è questo qua, questo è shampoo alla Provitamina volume e style, perché quello l'antifurfora, se non mi sbaglio, che avevo molto molto promosso, pare che questi della Lidl mi fanno i dispetti, vedono i miei video, li promuovono e loro li tolgono dalla circolazione, ah mannaggia, non ce la faccio, poi vado là per comprarli e non li trovo più. Comunque è l'ultima volta che sono andata a Lidl, quello là per capelli grassi antifurfora non l'ho potuto comprare perché non c'era, ho preso questo qua e questo qua è abbastanza buono, anche questo qua è tipo quello, però invece di avere il peg non ce l'ha e c'ha altre cosine, ma niente di comunque di dannoso, c'ha però le proteine idrolizzate e la guar che lo rendono comunque districante, che comunque dà volume capelli, e questo anche è buono come prodotto, anche questo qua come gli altri lava bene, fanno una bella schiuma, quindi è completamente accettabile. Ancora accettabili questi due, quindi il latte detergente che è veramente ottimo, questo mi piace tantissimo, e ha un buon inci, questo qua è completamente strucca bene, non brucia, quindi queste cose qua. E poi il peeling detergente, questo qua è detergente esfoliante, che questo non è completamente accettabile, anche qua ci sono delle cosine che non vanno, però comunque insomma per quanto costa. Quindi ragazze, queste erano le mie ultime impressioni sui prodotti Lidl, vi lascio nel box informazioni di altri video che ho fatto, vlog, prodotti anche per quanto riguarda il cibo, vi ho parlato tanto perché io spesso vado là e compro anche prodotti di cibo, c'ho proprio i miei prodotti selezionati che compro, che costano poco e che consumo tantissimo in casa, vi lascio tutti i link dei video nel box informazioni, voi fatemi sapere se avete provato questi prodotti, cosa ne pensate, se ne avete trovati altri, mettete un bel pollice in su se vi piacciono questi video sui prodotti da supermercato e vi mando un bacio grandissimo, ciao!